Gli volano intorno, ma non si poggiano addosso, pure se ce ne stanno assai. Ma Serrico invece scuote il collo come un cavallo di carrozza per togliersele di faccia mentre le mani sono impegnate, e sbuffa pure come un cavallo, sbatte intorno lo straccio e quelle lo lasciano stare per un secondo. Capiscono l'età. Per loro 40 anni, 80 anni sono lo stesso guaio. Ho sentito una volta per le scale Maria chiedere a sua nonna se lei era vecchia. Quella ha risposto di no. Maria ha chiesto se il nonno era vecchio e la nonna ha risposto di no. Allora Maria ha chiesto: ma i vecchi non esistono? E si è preso uno schiaffo. Io li capisco gli anni delle persone, ma quelli di Raffaello no. In faccia 100 anni, nelle mani 40, nei capelli 20, tutti rossi, a cespuglio, nelle parole non so, parla poco, a voce fina fina, canta in una lingua straniera, quando spazza il suo angolo ti fa un sorriso e si muovono le rughe e le lenticchie, pare il mare quando ci piove sopra. Thank you.
Io porto i sandali pure d'inverno, il piede cresce e può pure sporgere un poco senza bisogno di comprare un paio nuovo. Mi stanno piccoli, la Fanello se li è presi mentre spazzavo scalzo per non sconsumarli. Non si è fatto accorgere da me. Quando li infilo a mezzogiorno mi vanno giusti, comodi, e mi sono preoccupato di aver sbagliato sandali. L'ho guardato e lui ha fatto sì. Sì, con la testa. Gli dico grazie, don Raffanier. Lui risponde, niente donne. Ma voi siete un bravo cristiano, fate la carità ai piedi dei poverielli. Ve lo meritate il don? No, no, il don va bene per gli altri. E poi io non sono nemmeno cristiano. Dalle mie parti mi chiamavo con un nome quasi uguale a Raffaniello. Mi sono stato zitto. Non avevo ancora scambiato 10 parole con lui. Il cuoio dei sandali era profumato, risuscitato in mano sua. A casa mamma mi ha detto bravo, che mi faccio volere bene dalle persone. Con Raffaniello non vale, quello vuole bene a tutti. Let's
dal buio dei lavatoi spunta Maria. I 13 anni suoi sono più cresciuti dei miei. Lei già sta in un corpo arrivato. Tre dita sotto il ciuffo dei capelli neri, corti, c'è la sua bocca, veloce con le parole. Le vedo uscire fuori dallo scivolo delle sue labbra grosse. Il sorriso le taglia la faccia da un orecchio all'altro. Maria sa le mosse delle donne. Sto davanti a lei e mi sento le viscere vuote. Una fame di pane, di dare un morso alla stessa fetta di pane e burro. Me l'offre e dico no. Ha scoperto che mi alleno col boomerang, è curiosa, mi sente salire, passare davanti alla sua porta. Si avvicina. La sera è calda e porta i suoi odori. Cioccolato, origano, cannella, lo tiro col naso. È profumo francese, dice, tirandola e regala la gola.